A Montella discariche con rifiuti pericolosi abbandonati nel campo dei prefabbricati. Una situazione di degrado e di abbandono nel campo di prefabbricati in zona Schito a Montella. Tra i resti dei prefabbricati demoliti ci sono montagne di rifiuti, sacchi neri, lana vetro, Eternit e altri rifiuti speciali, facilmente aerodispersibili e dunque inalabili e nocivi per la natura circostante. Inoltre, alcuni di questi prefabbricati sono ancora abitati e nelle adiacenze ci sono case con intere famiglie e tutto questo costituisce un grave pericolo per la salute. La denuncia arriva dall'ASA, Associazione Salvaguardia Ambientale. Nell'ambito della propria attività sociale finalizzata alla tutela dell'ambiente e della salute, ASA ha constatato con profonda preoccupazione che nell'ex campo prefabbricati località Schito, a seguito dell'intervento di smantellamento dei prefabbricati leggeri, l'area si presenta oggi in una condizione di degrado inaccettabile e pericolosa, una vera e propria discarica abusiva. Ci sono residui di demolizione, le lastre di Eternit degradate, come vedete dalle immagini, i cumuli di materassi e masserizie varie, le montagne di sacchi di plastica, i rimasugli di lane minerali deteriorate e di vetri frantumati e dispersi per tutta l'area. Come vedete ci sono anche dei bambini che giocano e bisogna dire che il comune di Montella è stato dichiarato un comune riciclone, premiato anche nel 2021 da Lega Ambiente. Ma nei dintorni di queste discariche ci sono, come vedete dalle immagini, delle case e queste montagne di rifiuti devono essere assolutamente rimosse. Segnaliamo quindi questa situazione di degrado all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco Buonopane, che è anche il presidente della provincia, che è sempre attento e vigile a queste situazioni. Montella è una cittadina veramente stupenda, non può essere deturpata da questo neo, una cittadina rinomata per la sua bellezza, per la sua natura, per la sua architettura e per le sue splendide acque.